Oh, partiamo. Un attimo che tolgo la radio che non vi interessa. Oggi, mentre ho votato, ci siamo lasciati poco fa, il senatore Candiani mi fa: guarda che ci sono quelli del Fatto Quotidiano che ti stanno aspettando sotto il sole da ore. Aspettate un attimo. Ah, ma qui c'è il mio collega della Camera Bassa preferito. Allora, Giovanni Morelli, sei in diretta Facebook, perché io faccio le dirette anche da qui. Ah, ciao a tutti! Ciao, ciao! Con la freschezza e la spontaneità della Camera Bassa. Ciao! Spiegaci sto recovery file. Ma tu. Ma vi ho mandato... Ah, non vi è arrivato? L'ho mandato... Lo spiego lì. No, ma loro lo sanno. Ti lascio. Ciao! Dunque, dicevo... C'è uno che ti aspetta sotto il sole perché... Dico, vabbè... Aspettare, insomma, purtroppo avevo cose più importanti da fare. Fra l'altro ho parlato con un giornalista di Panorama, con un giornalista del Mattino, ho avuto dei rapporti con la stampa piuttosto intensi oggi, quindi mettici anche il Fatto Quotidiano. Allora, l'intervistina era, diciamo, sulla linea che loro sono convinti che diciamo il populismo è stato sconfitto, vabbè, senza dimenticandosi che una volta il populismo erano loro, ma sono fantastici, comunque io amo questa cosa, e la riconduciamo al discorso che facciamo prima, cioè della pietà umana verso chi viene da te, che hai già dimostrato diverse volte di sapere, diciamo così, come andranno a finire le cose, ma non per capacità divinatoria, semplicemente per capacità di analisi dei fondamentali macroeconomici, insomma, non, nessuno qua pretende di essere un oracolo, la Pizia, però, diciamo così, tendenzialmente, diciamo, dopo che certi fatti si ripetono, diciamo, se non sei un pazzo, vi ricordate la definizione di follia, continuare a fare la stessa cosa pensando che abbia un risultato diverso? Vabbè, guardo con pietà questo tipo di informazione, con pietà. Domani vedrete l'intervista sul Fatto Quotidiano online. La guardo con pietà perché, come ho cercato di spiegare all'intervistatore, oggi tutto resta. Quando, come dire, diciamo, i forconi, diciamo, inseguiranno la politica, grazie ovviamente alla linea, non dimentichiamoci che quel giornale lì ha una tradizione risalente di, diciamo, di fascismo qualunquista, insomma, no? Politica, non dimenticatevi questo, ma è chiaro che le prime vittime dei forconi saremo noi apolitici, ma ho come la vaga sensazione che se continuano a fare così visibilmente propaganda, le seconde vittime dei forconi saranno gli giornalisti, perché insomma voi adesso avete gli elementi, questi vivono come se non fosse successo niente in questo paese, come se non ci fosse stato un dibattito, come se voi non aveste ormai la capacità, la possibilità di accedere in lingua originale o in traduzione alle fonti giornalistiche estere. Vivono così, e infatti questa è la preoccupazione che esprimeva oggi Münchau, cioè Münchau diceva: guardate che voi con questo piano fate un favore ai populisti, cioè saremmo noi, no? ai suoi nemici, perché state promettendo delle cose che non ci sono, quando la gente se ne accorgerà ci sarà un contraccolpo. Vabbè, però insomma, a me va bene tutto, finché, diciamo così, a ragionare in questo modo è, diciamo, un avvocato, quindi un giurista che comunque ha altre competenze professionali specifiche e soprattutto ha una posizione, diciamo, una rete di sicurezza piuttosto solida, io non ho motivi di, per carità, si entra nella normale dialettica, nella normale propaganda politica, ma che faccia propaganda chi è una delle principali vittime di questa propaganda, perché insomma, sinceramente, io non ho una stima così grande di me da pensare che stare 5 ore sotto il sole ad aspettarmi sia un gran bel mestiere, ve lo dico con tutta serenità, quindi cioè a questi proprio gli sfugge proprio dalla testa il fatto che
che ci potrebbe essere un'Italia diversa nella quale si potrebbe lavorare per fare cose più interessanti, farle in modo più dignitoso, e che oggettivamente c'è un problema. Fra l'altro gli sfugge che c'è un problema mentre ti dicono che c'è un problema, perché sono quelli che hanno lodato l'Europa fino a ieri e oggi la lodano perché l'Europa dice di aver cambiato. Ma Dio santo, allora sbagliavate quando la lodavate prima, no? Noi, tutto sommato, nella nostra critica una certa coerenza interna la troviamo, anche perché qui si va di disastro in disastro. Boh, dice, adesso l'Europa grazie al virus è diventata solidale. Evidentemente i bambini greci non bastavano come motivazione per la solidarietà. Oppure ti dicono, beh, ma adesso hanno chiesto scusa, l'austerità non la fanno più. Bene, allora era sbagliata, quando ce l'hanno fatta fare ci hanno danneggiato, ci ridanno quei 10 punti di PIL che abbiamo perso aspettando che loro rinsavissero perché qualche cosa prima o poi sarebbe fatalmente successa anche a casa loro. Tutto questo, gli operatori informativi, è un problema che non si pongono, e allora va bene così, non c'è bisogno che se lo pongano loro, ce lo poniamo noi, ci facciamo delle domande, ci diamo delle risposte, siamo in grado di essere sufficientemente critici e onesti per cambiare le risposte se i fatti cambiano, ma finora non è cambiato nulla, Come ho spiegato al cortese operatore informativo, diciamo così, grazie anche al web, grazie al fatto che c'è stato un dibattito, l'emivita delle fregnacce si è molto accorciata, diciamo che adesso è di un paio di settimane. Fra un mese di tutto questo trionfalismo ne sarà rimasto sempre particolare. Mi stanno bombardando le telefonate, vi devo lasciare. È sempre il trionfalismo, è sempre un segno, diciamo, di debolezza del pensiero, ma insomma, vabbè. E quindi, amici miei, che vi devo dire? Pietà, ci vuole pietà. Ecco, ora passo di fronte a San Pietro, al Tempio della Cristianità, e mi immergo in un bagno di valori cristiani. Santa e cristiana, rassegnazione, pazienza, umiltà, prudenza, giustizia, fortezza, temperanza, fede, speranza e soprattutto tantissima carità, tantissimo amore verso queste persone che sono agenti involontari, inconsapevoli, ma non per questo meno petulanti, di un male assoluto, che è il male della menzogna, che è il male della volontà di prevaricazione, che è il male dell'ipocrisia. E questa era la mia predica serale. Vi lascio, che devo rispondere.